Oggi andiamo a fare una ricetta molto molto buona, ma anche veramente molto molto lunga da fare, soprattutto per i tempi di cottura, ovvero facciamo lo stracotto. Questo è un pezzo di fracosta. La prima cosa che dobbiamo fare è preparare quella che si chiama in toscana la pillottatura, ovvero inseriremo un po' di battuto, di aglio, di salvia, di rosmarino, di sale e di pepe. Qui abbiamo dell'aglio, degli spicchi d'aglio, tra l'altro questo è aglio fresco, è anche profumatissimo. Poi prendiamo delle foglie di salvia e andiamo a tagliare. Prendiamo del rosmarino e naturalmente prendiamo solamente gli aghi. E aggiungiamo un po' di sale a questo battuto e anche un po' di pepe. E ora dobbiamo inserire, quindi fare tutta una serie di buchi dove poi inseriremo questo battuto. Cominciamo a fare dei tagli, giriamo leggermente, vado a prendere il battuto e comincio a spingerlo dentro. Facciamo anche qui. E facciamo la stessa operazione da dietro, anche qui. Inserisco il coltello, creo una sorta di taschetta e vado a mettere il nostro battuto. Andiamo a legarlo, ma semplicemente per dargli una forma che rimanga, diciamo, compatta quando andiamo in cottura. Quindi partiamo dal legarlo così. Andiamo a fare la stessa operazione però per tenerlo compattato per larghezza. Ecco qua, non l'ho legato proprio troppo stretto, però diciamo gli ho dato una forma abbastanza valida. Qui ho una casseruola che di ghisa che mi permetterà comunque di cuocere lentamente il nostro pezzo di carne. Metto dell'olio sul fondo e metto direttamente il pezzo di carne che deve cominciare a rosolare. Allora, nel frattempo andiamo a preparare le verdurine che ci serviranno. Quindi partiamo dal pelare delle carote. Come vedete ho tagliato in modo molto grossolano le carote perché tanto comunque la cottura sarà talmente tanto lenta, quindi non ci sono problemi. Cipolle. Nel frattempo andiamo a girare il nostro pezzo di carne. Essendo molto grande la cosa è anche complessa, quindi faccio fare un pochino di cottura nel lato e poi giro. Anche qui, come vedete, sempre in modo molto grossolano. Prendiamo una bella costola di sedano, andiamo a togliere tutta la parte esterna che è particolarmente fibrosa. Arrivati a questo punto, sfumiamo con un bel bicchiere di vino. Lasciamo la temperatura sempre, diciamo il fuoco sempre molto brillante, perché ora deve evaporare la parte alcolica del vino. E nel frattempo prepariamoci il pomodoro. Sono dei pomodori pelati, andiamo a schiacciare leggermente. La parte alcolica è praticamente completamente evaporata, quindi a questo punto andiamo ad aggiungere i pomodori. Vedete, alzo leggermente in modo tale che possa penetrare in basso tutto il pomodoro. A questo punto diamo una bella salata.
Non eccedete, perché comunque ci sarà una cottura talmente lenta, conviene sempre farlo all'ultimo momento. Copriamo. Abbassiamo la fiamma e considerate almeno 3 ore e mezzo, 4 ore di cottura. L'avventura praticamente è finito, il nostro stracotto ha veramente stracotto, perché l'abbiamo lasciato a cuocere per quasi 5 ore e potrebbe continuare a cuocere, è veramente una cosa, non avete idea del profumo che c'è. Ecco qua, ve lo faccio vedere perché veramente merita. Bello, eh? Buon appetito.